È iniziata questa mattina la messa a dimora di 152 nuovi alberi sul Corso Umberto. L'iniziativa rientra nel programma Rialberare Napoli, voluto dai consiglieri comunali dei Verdi, Carmine Attanasio e Teresa Caiazzo, e prevede entro marzo 2015 la piantumazione di 2.000 alberi in tutta la città. L'operazione ha preso il via alla presenza del sindaco De Magistris e del vice sindaco Sodano e si affianca al restauro dei lampioni storici concluso nelle scorse settimane. Gli alberi vanno salvaguardati, vanno potati quando necessario e vanno piantati soprattutto, un'operazione che non si faceva a Napoli da tantissimi anni. Entro marzo 2.000 alberi in tutta la città e poi proseguiremo nella direzione di una città sempre più verde, con una qualità della vita migliore. Sembrano piccoli segnali ma sono cose importanti. Il Corso Umberto è un'arteria fondamentale per il turismo, per lo shopping, che ha subito negli anni, a seguito dei lavori della metropolitana, ha vissuto molti disagi. Qui abbiamo completato nei mesi scorsi il restauro di tutti i lampioni storici che potete vedere e con questa operazione completiamo l'alberatura sostituendo i lecci che nel corso degli anni sono morti, con del 152 Cercis siliquastrum, cosiddetto albero di Giuda, un albero molto bello con un effetto cromatico proprio nel periodo invernale, con delle finte infiorescenze di colore rosa, quindi diciamo sarà particolarmente bello. E man mano che i lecci arriveranno a fine ciclo vegetativo verranno sostituiti con i cercis. Contiamo di far stanziare altri fondi in bilancio per fare in modo che Napoli ritorni la Ville des Arbres, così come era all'inizio del Novecento, conosciuta in tutto il mondo, e quindi è un'operazione che fa bene alla salute, che fa bene, che è contro l'inquinamento e che fa bene a tutti.